Poteva avere conseguenze peggiori l'incendio di un auto articolato avvenuto ieri pomeriggio all'interno di una galleria. Il mezzo pesante trasportava bancali in legno e il conducente si è riuscito a mettere in salvo. L'incendio si è verificato all'interno della galleria Pietra dell'Ova, a chilometro 1400 della tangenziale est in direzione Messina, tra lo svincolo di Gravina e i caselli di San Gregorio nel Catanese. Per domare le fiamme hanno lavorato per diverse ore due squadre di vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale e del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale. Si è reso necessario anche l'intervento di due autobotti di rincalzo della sede centrale del comando provinciale WWF e di un mezzo logistico per gli autorespiratori, considerato che l'incendio si è sviluppato in galleria. Spente le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno assistito il personale dell'ANAS per le attività di ripristino della carreggiata e della circolazione dei veicoli che era stata temporaneamente interrotta. Ad un primo sopralluogo di verifica, l'impianto elettrico della galleria è risultato danneggiato dal calore prodotto dall'incendio. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Stradale e tecnici ANAS per gli adempimenti di competenza.